Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati su Life is Strange per l'ultima volta e come promesso andiamo a vedere il finale alternativo. Che cosa sarebbe cambiato se avessimo scelto di salvare Chloe piuttosto che Arcadia Bay. Mi raccomando, se non vi ricordate come siamo arrivati a questo punto, potete recuperare tutte le puntate cliccando lì. O almeno il finale, ragazzi. Andatevi a vedere il finale che abbiamo scelto per la nostra storia, perché merita tantissimo. È stato veramente da lacrime virili. Ma adesso scopriamo che cosa sarebbe successo se avessimo deciso di rimanere con la nostra amica Chloe. Max, it's time. Max, I'll always be with you. Forever. Sunshine for everyone, but as far as I can remember. Comunque ragazzi, con queste canzoni sottofondo ti mette veramente la pelle d'oca, che è qualcosa d'assurdo. Eccola qui la conseguenza delle nostre azioni. E beh ragazzi, anche questo è un finale degno per quanto riguarda il gioco. Abbiamo visto come la distruzione abbia preso il sopravvento su Arcadia Bay. Però alla fine le due amiche, le due migliori amiche ritrovate, legate da una settimana incredibile, insomma, fatti che non si possono dimenticare, insieme lasciano Arcadia Bay. Io non so ragazzi qual è il finale migliore, o almeno non so quale voi pensate sia il finale migliore. Per me ragazzi, come ho detto nella scorsa puntata, il nostro finale, o almeno quello che io ritengo il finale della nostra storia, di questo Life is Strange,
è quello in cui abbiamo deciso di sacrificare Chloe. Che sì, è quello più struggente, è quello più difficile da prendere, però è sicuramente il più bello, quello che, insomma, ragazzi, mi ha riempito un po' di più. Questo qui sì, è figo, lasciano Arcadia ben insieme, però lasciano anche la distruzione alle loro spalle, insomma, ragazzi. È una scelta molto egoista questa qui di mandare tutto all'aria e rimanere legate. Beh, penso che sia condivisibile come situazione. Comunque pensate, ragazzi, che nelle scelte di tutti i giocatori del mondo mi pare che il 55% ha scelto quello che abbiamo scelto noi, mentre il 45% ha scelto appunto di salvare Chloe. Quindi capite bene, ragazzi, che c'è un margine minimo, quindi è stata veramente una scelta sofferta. Voi, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti che avreste scelto, se vi piace più questo finale o quello della puntata precedente, quindi quello in cui decidiamo di non salvare Chloe e la lasciamo morire piuttosto che alterare lo spazio-tempo, eccetera, eccetera. Fatemelo sapere, ragazzi. Io di nuovo vi ringrazio veramente. Grazie a tutti per il supporto a questa serie. È stata una delle più belle che abbiamo fatto su questo canale. Sicuramente una con la storia più intrigante, che ci ha toccato di più. Tra l'altro sono contento perché Dontnod, che è la software house che ha sviluppato questo gioco, ce l'aveva da recuperare con me, ragazzi. Perché dopo Remember Me, che non mi era piaciuto per niente, adesso almeno siamo pari, uno bello e uno brutto. Per il resto, ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video. Vi ricordo la prossima serie, che sarà Far Cry, che spero di poter iniziare anche prima. Il gioco esce il 23 febbraio, io spero di portarvelo prima, quindi insomma, dai. Per il resto, ragazzi, appuntamento ai prossimi video. Mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti piace, fatemi sapere che ne pensate, se quanto vi è piaciuto questo gioco, quanto vi è piaciuto questo finale. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.